Roma Castel Sant'Angelo, il Ponte Elio. Ponte di Castel Sant'Angelo, Ponte Elio perché venne fatto costruire dall'imperatore Adriano, che si chiamava anche Publio Elio Adriano nel 134 per collegare la città che era dinanzi a noi con il suo mausoleo che è questo, oggi Castel Sant'Angelo che noi vediamo qui dietro di noi. Ecco, si capisce già da questo come Elio Adriano non fosse un imperatore solamente decadente, come lo vede la Margriti Ursenar in memoria di Adriano, ma avesse forte il senso della sua dignità imperiale, della sua quasi divinità, al punto da costruire un mausoleo immenso. Il Castel Sant'Angelo in realtà in origine il suo mausoleo per lui e per tutti quanti gli imperatori della dinastia Antonina, forse anche Caracalla, vi venne seppellito da un'idea della supponenza che avevano gli imperatori, si credevano di essere chissà chi. Ebbene, andiamo a visitare questo castello, vediamo innanzitutto il luogo proprio di sepoltura dell'imperatore Adriano. L'intera struttura del castello è ancora quella di Adriano, con queste enormi rampe d'accesso a forma elicoidale, che poi giungono a un punto dove c'è una rampa che taglia la struttura per arrivare alla sala dove era sepolto l'imperatore. Qui la rampa elicoidale si congiunge con la rampa trasversale diritta che giunge fino alla camera sepolcrale dove prima Adriano e poi gli altri imperatori vennero sepolti. Ecco, la raggiungiamo, siamo proprio al centro, al cuore di Castel Sant'Angelo, al cuore del mausoleo di Adriano dove era questa camera sepolcrale. E non ci sono più adesso i resti dell'imperatore. Eccoci. Ecco la camera sepolcrale con la rampa che la attraversa. Ed è straordinario questo libro di Margheriti Ursenar, Memorie di Adriano, totalmente inventato. È un libro, potremmo dire, decadente, ma che coglie in maniera bellissima, la Ursenar scriveva in maniera meravigliosa, le assonanze fra Adriano, come viene pensato in maniera un po' romantica, e il nostro tempo, e c'è anche questa poesia che lo rappresenta. Prima di morire l'imperatore si volge all'anima e dice amula, vagula, anima vaga, anima. È un periodo in cui l'uomo è sopraffatto dal pensiero della morte. Adriano aveva una moglie che non amava tanto, aveva tante donne, aveva Antino, un amore omosessuale, ma tutto era come caratterizzato dalla morte, dal senso della fine. Infatti Antino muore, questo magnifico giovane, lui lo perde ed è il mistero della morte che porta via tutto. Si cercavano piaceri raffinati, non tanti piaceri, ma i piaceri devono essere raffinati, esattamente come dovrebbe essere secondo i dettami della cultura moderna. È una società che si sente anche aristocratica, per esempio la Ursenar raccontando la seconda guerra giudaica, cioè quando Adriano rade al suolo completamente Gerusalemme, Adriano se ne esce dicendo che il volgo non capisce la vita, la cultura, il volgo è rozzo, così come quando si parla con il vescovo di Atene e non coglie nel cristianesimo niente di nuovo. E la Ursenar era stata colpita da una frase di Flaubert che dice: c'è stato un periodo in cui gli dei erano morti, non c'era ancora Cristo e c'era l'uomo solo. Ecco, lei immagina in Adriano questo uomo solo che è dinanzi al mistero della vita. In realtà abbiamo detto, lo ripetiamo, questo mausoleo fa capire come Adriano non era per niente un povero uomo solo, ma era l'imperatore che si credeva che chissà chi, ma nella mitizzazione un po' decadente, Adriano è l'uomo che dice devo vivere la vita e finché ce l'avrò. Ed è un'immagine quindi dell'Occidente postmoderno che non sa più bene quanto duri la vita, cosa sia la vita, cosa serva la vita e la si vive raffinatamente in attesa, sapendo bene della sua mortalità. La sorte del castello venne mutata non dalla Chiesa, ma innanzitutto dai barbari. Aureliano aveva costruito le mura nel 270 che abbracciavano tutta quanta la città perché Roma ormai era una città in pericolo e nel 401-403 l'imperatore Onorio fece inserire il castello dentro
le mura, cioè le mura erano della città che era dall'altra parte del Tevere, ma siccome c'era il Pontelio, ecco lo vedete qui dinanzi a voi, il Castel Sant'Angelo divenne castello, cioè il mausoleo venne ristrutturato in castello proprio già nel 410, ci fu la prima invasione, quella che ricorda Agostino, dei barbari che entrarono in Roma, in maniera che ci fosse un baluardo dall'altra parte della città e il ponte fosse custodito da entrambe le parti e quindi Roma fosse protetta nel ponte, nel punto dove il ponte entrava in città, no? Quindi questo inserimento nelle mura onoriane del 401-403 trasformò il mausoleo, quindi si perse la memoria del, non si perse perché era sempre il mausoleo tevriano, però oramai il suo ruolo era totalmente mutato, c'erano le fortificazioni, c'erano le stanze difensive, era oramai un'abitazione, non più un luogo di culto funerario e basta. E l'utilizzo che si ha nei secoli delle strutture romane antiche, romane imperiali, perché la città cambia uso, ha bisogno di difendersi e quindi tutto ciò che esiste viene usato per la difesa della città. Ed eccoci a cogliere un altro passaggio importante. Vedete qui sotto quello che oggi viene chiamato il passetto di Castello, ora lo vedremo meglio anche se ci abbiamo il sole contro. Quelli che sono un po' ignoranti dicono che sono le mura costruite per far scappare il Papa. In realtà nel IX secolo gli arabi attaccarono Roma, non riuscirono a entrare nelle mura perché c'erano appunto le mura di Aurelano e di Onorio e distrussero, saccheggiarono le basiliche di San Paolo e di San Pietro. Allora Papa Leone IV decise di erigere queste mura leonine, ve ne ho parlato tante volte, che sono le mura per difendere San Pietro, sono delle mura antimusulmane, Roma delle mura antimusulmane, molto particolare questa cosa, e vennero erette facendo perno su Castel Sant'Angelo, cioè quindi partivano a Castel Sant'Angelo, giravano intorno a San Pietro e tornavano indietro. Qui le vedete bene, cerchiamo di vederle anche se c'è molta luce, ecco vedete le mura che da qui vanno, salgono e vanno fino a dove è San Pietro, si vede la cupola. Sono le mura leonine o leoniane, circa 850 dopo Cristo. Quando poi il Papa tornò da Avignone nel 1450, proprio perché c'erano queste mura che univano il castello, le mura e dentro San Pietro, si decise l'edificazione del palazzo del Vaticano, che è proprio qui dinanzi a noi. Quindi paradossalmente il Vaticano dipende dagli attacchi arabi all'Italia di quel periodo, cosa interessantissima. A motivo del fatto che esistevano quelle mura, a motivo del fatto che il mausoleo era già diventato un castello per difesa di Roma in età ancora imperiale, tardo imperiale, ecco che allora abbiamo la residenza anche papale. Questa è la loggia che già abbiamo visto, è di Giulio II. Qui abitarono Alessandro VI, poi Giulio II, due papi nemici fra di loro, in cui Giulio II cercò di portare in tutt'altra parte la chiesa e la memoria del passato. Questa è la loggia da cui si affacciava Giulio II, qui lo possiamo immaginare con Michelangelo, con Raffaello, con Bramante, discutere, passeggiare, guardando la città di Roma e guardando il ponte, che oramai non era più il ponte Elio, ma era noto come il ponte di Castel Sant'Angelo. Qui sotto la parte più alta del castello sta la facciata laterale della cappella del castello, voluta poi dai papi. Era stato affidato a Michelangelo il progetto di questa facciata laterale, l'accesso è dall'interno, è da questa porta, ora trasformata in sala museale, poi venne realizzata da un discepolo, quindi qui siamo all'esterno della cappella del castello. Nel cortile anche la famosa statua dell'angelo, ora sopra ne è una nuova edizione di diverso materiale, dell'angelo San Michele che sta riponendo la spada, lo vide il Papa Gregorio Magno al tempo della peste quando facendo una processione perché si arrestasse la peste vide questa immagine simbolica dell'angelo che riponeva la spada, cioè la peste era terminata e la popolazione romana poteva riprendere la sua vita abituale. Era finita la pandemia. Rilevantissima nel castello è poi la presenza di Paolo III, il Papa che inaugurò il Concilio di Trento, il concilio che fece la Controriforma, che riformò la Chiesa Cattolica, e proprio nell'anno di inaugurazione del Concilio venne realizzata
questa cappella, questa stanza per gli ospiti, stanza d'onore per l'incontro con le persone. In alto nei riquadri sono le storie di Alessandro Magno, il Papa si chiamava Alessandro Farnese Paolo III. Alessandro è sempre stato un punto di riferimento per capire la vita, per la sua importanza e poi la sua morte. Qui nei primi due riquadri, vedete qui dinanzi a voi, è Alessandro Magno, il grande re ellenistico, che si inchina dinanzi al sacerdote a Gerusalemme. Si potrebbe dire da un lato, una prima interpretazione, che è il potere politico che si deve piegare al potere religioso, ma è anche vero un'interpretazione diversa, cioè che il potere politico non ha l'autorità suprema. Pensate che allora c'era il cuius regio, eius religio, cioè il re decideva la fede di tutti, invece il Medioevo ha pensato che il potere dell'imperatore fosse mitigato da quello del Papa, della Chiesa, cioè il Vangelo era superiore allo stesso pontefice e doveva anche, superiore lo stesso re, anche il re doveva obbedire alla legge di Dio, non poteva rubare le donne ad altri, non poteva uccidere, non poteva prendere cose che non erano sue. Ed ecco nel secondo riquadro si vede l'imperatore Alessandro Magno che entra nel Tempio di Gerusalemme e prega. Anche qui una immagine del rapporto, dell'importanza che il potere politico abbia qualcosa più grande, diverso da sé. Il potere politico è limitato, non è infinito, non ha ogni potere sulla faccia della terra. Nel terzo riquadro un episodio famoso delle storie di Alessandro Magno, quando fa bruciare parte del bottino si vedono le fiamme al centro per rendere più agevole e più veloce la camminata, perché sia spedito il cammino. Forse l'immagine della controriforma che doveva agire, non doveva fermarsi, e c'è anche il motto del Papa, festina lente, affrettati lentamente, con lentezza affrettati, c'è questa prudenza ma che deve essere rapida, si deve muovere. Qui le vittorie con gli elefanti di Alessandro Magno e qui il prendere anche le flotte, forse riferimento alle guerre contro i turchi che stavano attaccando dappertutto in Europa. E infine l'ingresso a Babilonia, lo vedete qui nell'ultimo riquadro, quell'ingresso che dice il trionfo dell'imperatore. Sarà lo stesso ingresso a Babilonia che sarà ripreso nelle decorazioni che Napoleone voleva per il Quirinale, per il suo ingresso a Roma, nuovo Alessandro Magno che si impadroniva della città e veniva applaudito. Ingresso che non fece mai, perché probabilmente sapeva che non l'avrebbero applaudito così tanto, perché noi romani siamo un po' scettici sui grandi poteri. Nei tondi invece le storie di Paolo, Paolo III, Paolo, figura importantissima per la riforma, forse anche per questo il Papa volle questo nome, qui la conversione di Paolo, la piena accettazione della grazia che supera le opere, sebbene le opere restano importanti. Qui in questo tondo la predica, si dice agli ebrei, c'è la predica nella sinagoga innanzitutto, e invece sulla destra la discesa dello Spirito sui pagani, lo Spirito che tocca tutti i popoli, tocca sia il popolo ebraico sia le genti. La prima chiesa va formata da persone proveniente dall'ebraismo e persone proveniente dai non circoncisi. Dall'altro lato l'episodio di Elima. Qui abbiamo l'episodio interessantissimo, vengono offerti degli animali a Paolo e Paolo dice: no, io non sono Dio, sono solo un uomo, sono mortale, muoio come tutti quanti, non mi rendete onori che non merito. Ed ecco la morte di Paolo, il mistero del martirio, sempre nel tondo. Il soldato estrae la spada e sta per tagliare la testa al cittadino romano Paolo, mentre Pietro, che non è cittadino romano, viene, secondo la tradizione, crocifisso, una morte molto più lenta. I romani muoiono subito condannati perché sono romani, anche se colpevoli secondo la visione dello Stato. I due capi della sala, l'arcangelo Michele che ripone la spada sotto due scimmie, ricordo o di un regalo oppure memoria del cognome del pittore che li aveva dipinti, e dall'altra parte l'imperatore Adriano. Non si dimentica la memoria del passato. Come ha detto un grande filosofo francese, l'impero romano si caratterizza per la secondarietà, cioè non cancella mai il passato di ciò che conquista, della Grecia. E così poi la cultura cristiana è sempre secondaria, cioè ricorda tutto ciò che è avvenuto prima, ne trae insegnamento e compie in avanti il futuro.
Eccoci allora, un saluto dopo questo ulteriore video. E ancora su Ponte di Castel Sant'Angelo, sul panorama della città e su questo lato San Pietro che non si vede, che è subito qui dietro. A presto. Come si installa?